Matteo Bonicioli e Tonino Zorzi, la coppia che ha fatto grande Avellino nella scorsa stagione con la conquista della Coppa Italia, a seguire questa partita. Bonicioli, che è stato allenatore qui ad Udine, che lo era alla Fortitudo Bologna finché Yasmin Repeja, oggi allenatore di Roma, non ha preso il suo posto, come abbiamo sentito nel prepartita, in attesa di una chiamata magari anche dall'estero. Queste le cifre della partita: il risultato 50 all'Ottomatica, 48 Snyder all'intervallo, una partita di cui gli attacchi stanno giocando molto bene, si tira benissimo, addirittura surreale, l'8 su 11 da 3 punti della Snyder di Udine, il 73%, che fa impallidire il 38%, comunque una buona percentuale della Lottomatica. Andiamo però a sentire il commento di uno dei diretti interessati di questa partita, il corrispettivo udinese di Deambo di Rogo, che vedete inquadrato, Mario Ghiacci, di fianco a Claudio Angiolini. Eccoci qua, Jerry. Sì, si stava commentando il primo tempo, diciamo l'atteggiamento è davvero quello giusto, al di là del punteggio, voglio dire, un atteggiamento che fa ben sperare. Ma sì, direi proprio di sì. È una partita che lo sapevamo prima, è durissima, siamo riusciti a fare un piccolo strappo di 10 punti, ma la classe di Roma è veramente immensa. Io però apprezzo molto l'atteggiamento che ha tenuto la squadra e credo che anche chi ha visto questa partita di basket possa dire di essersi divertito, perché 50-48 credo che la pallacanestro sia stata onorata. Però per noi è importante la vittoria, perché vogliamo imparare a vincere, perché purtroppo non siamo ancora riusciti in questo campionato, abbiamo fatto fatica, però stasera abbiamo avuto un'ottima reazione. Chiaramente l'avversario, è inutile che non lo scopro certamente io, è una squadra fortissima e lunghissima, lo dimostra il fatto che giocano più o meno 10 minuti per uno e si dividono veramente un minutaggio e hanno un'intensità importante. Speriamo anche noi di tenere questa intensità. Mario, è una squadra fortissima, il cui leader fino a questo momento è Sani Becirovic. Abbiamo visto un grande abbraccio tra te e lui ai tempi di Varese. Tu, insomma, hai creduto in questo giocatore che arrivava da un infortunio bruttissimo. Sembrava che la carriera addirittura potesse terminare. Ma sicuramente Becirovic non l'ho scoperto io. Posso dire che in quel momento ci ho creduto forse più di altri, e finché l'abbiamo avuto in salute anche a Varese abbiamo avuto ottimi risultati. Io credo che sia veramente un giocatore unico, oltre a essere un ragazzo splendido, chiaramente un leader, e quindi come tale deve avere la squadra in mano proprio da leader. Quindi è un grandissimo giocatore, oltre a essere un grande uomo. Mi fa molto piacere che sia tornato a questi livelli, e quindi però speriamo che magari da domani in poi sia il grande campione che è. E a proposito di infortuni, come sta tuo figlio, che non è riuscito ancora a giocare una partita con Casale? No, purtroppo con Casale no, ci è rimasto veramente malissimo da una cosa di questo tipo, perché si era trovato benissimo, anzi si è trovato proprio oggi, lui è rientrato a Casale, comincerà a allenarsi con loro e speriamo in un recupero forte, perché credo che se lo meriti. In bocca al lupo, grazie. Jerry? In bocca al lupo davvero a Ghiacci Junior. 50-48 l'Ottomatica, vedete i 20 punti di un fantastico Rashad Henderson, 11 di Antonutti, dall'altra parte Brejec, Rey e Becirovic a quota 9. Mario Ghiacci ne ha parlato lungo di Sani Becirovic, ne abbiamo parlato tanto anche noi, però questa sera al di là di 9 punti, 0 assist della casellina di Becirovic, e non è secondo me un dato da sottovalutare. Beh, intanto perché l'abbiamo visto molto più in penetrazione, ed evidentemente una penetrazione che tatticamente non dico che conceda Kaya, ma come aveva detto nel pre-partita la nostra Claudia Angiolini, marchiamo bene gli altri, quindi c'è meno aiuto e lui fa meno assist, deve tirare lui, e questa è una parziale spiegazione. Forse un'altra è la ancora evidentemente infortunato, la persistente assenza dal campo di Jaber, che fa evidentemente, eccolo, lo vediamo proprio prepararsi per il secondo tempo. Probabilmente con lui in campo ci sono più soluzioni, più varietà di gioco, questo lo porta a fare magari dei passaggi in più. Un problema al piede per Jaber, che ieri non si è allenato ma che parte in quintetto in questo secondo tempo. Ora sentiamo le idee dei due allenatori nell'intervallo. Claudio Angiolini. Repeš ha ripetuto negli spogliatoi quello che ha detto per quasi tutto il primo tempo: non è assolutamente contento della difesa, ha detto abbiamo concesso troppi tiri facili, non c'è problema se si sbaglia un tiro, ma vuole ripartire dalla difesa, mentre Kai ha chiesto tantissimo tagliafuori per non concedere secondi tiri. Poi vedremo ancora probabilmente un po' di zona da parte della Snyder. Cominciato il terzo quarto con la palla persa della Fuente, si lotta su un pallone, alla fine
quella che una volta sarebbe stata la palla 2, c'è la legge del possesso alternato che premia in questo caso la Snedero di Udine. Beh, chi è più veloce e chi è più voglioso va su quella palla. Sono andati in 4 per la verità, 2 a terra, 2 non a terra, però indubbiamente tutto nasce da una esitazione offensiva di De La Fuente, cosa molto inusuale soprattutto in questa stagione per lui. Rimessa per Oscar Torres, da non sottovalutare il primo tempo anche di Jermaine Jackson, 2 punti con 2 tiri ma 6 assist per quello che è a tutti gli effetti il leader della classifica assist del nostro campionato, al di là di qualche piccola critica che ha ricevuto qui ad Udine. 6 assist a partita come Pepe Poeta, adesso va a ricevere, a sbagliare, poi Gigli spazza in maniera regolare il tabellone, banale errore di Jermaine Jackson, forse la palla sarebbe entrata ma il suo balletto sul ferro ha dato il tempo a Gigli di spazzarla via. Lavora molto bene Andre Hudson appoggiandosi al tabellone con la mano sinistra, e ho paura che mi sto innamorando di Hudson, è un giocatore che ha una dimensione vicino all'area che abbiamo visto non spessissimo, e a me piace tantissimo perché è forte, è potente, è solido, è duro, è un giocatore davvero, dimenticando giovedì scorso che in cui non ha fatto certo una partita particolarmente memorabile, però indubbiamente un gran giocatore, un gran acquisto per le prime. La lotta di Romero che prende un paio di rimbalzi di fila, poi arriva il fallo di Angelo Gigli. Romero quando va a caccia del pallone diventa davvero molto difficile da tenere lontano dal canestro, a tagliare fuori in precedenza anche un grande rimbalzo di Jermaine Jackson, riesce a uscire in qualche modo da un vicolo che sembrava cieco. Fallo di Angelo Gigli. Beh, tutti quegli aggettivi che ho usato per Hudson, riportateli tranquillamente per Romero, ma è molto meno una novità perché nel nostro campionato fortunatamente lo vediamo da tempo. Ricordo sempre quella prima partita con la maglia della Montepaschi a Capodorlando, subito dopo l'infortunio di Laurinovic e l'ingaggio da parte di Minucci per ovviare a quella mancanza. Da freddo ha giocato contro la zona in una maniera che mi ha lasciato basito dall'ammirazione, un giocatore veramente formidabile. E quest'anno è il miglior rimbalzista italiano, rimbalzista in attacco del campionato, 4 rimbalzi a partita sotto il canestro avversario, sbaglia Rashad Anderson, bel rimbalzo di Gigli, corre Alan Ray, 2 contro 1, palla per De La Fuente, molto ben gestito il contropiede dalla automatica. Che terzo tempino rischioso per Rodrigo, doveva prendere e andare su, invece ha avuto il tempo di farlo, un gran passaggio di Ray, è un eccellente anche se abbastanza istintivo contropiede da parte della Lottomani. Pressione di Bijaber su Jermaine Jackson, eccessiva secondo gli arbitri, arriva il primo fallo della playmaker della Lottomatica, rimessa per Pepito Romero. Ortner, il taglio ancora backdoor come nel primo tempo, la parte di Jermaine Jackson se la cava con l'intervento da terzino sinistro il Bijaber. Sì, anche perché stavolta il passaggio di Ortner era un pochino più telefonato e quindi istintivamente qualche parte del corpo la riesce a frapporla, e così è stato, naturalmente senza palla recuperata, anzi essendo di piede con 24 secondi ancora disponibili. La grande esecuzione di Rashad Anderson, sinceramente alla Ray in difesa più di così non può fare. Quando si prende questo tipo di tiri con l'arresto e il salto leggermente lì indietro, Rashad Anderson è praticamente immarcabile, solo sperare che non segni. No, non c'è difesa contro quella roba lì, è assolutamente impossibile pensare di anche perché non l'ha ancora fatto vedere, ma se gli stai così attaccato facilmente gli concedi la penetrazione e quindi non puoi fare a meno che non concedere un tiro in allontanamento da 7 metri, non lo concedi, io lo concedo. E un Rashad Anderson che finora ha litigato in questo campionato con la sua specialità, cioè il tiro da 3, prima di questa partita 11 su 38, cioè il 28,9%, stasera ha tirato fuori un 5 su 6 al tiro da 3 punti e tutti i tiri come quelli che abbiamo appena visto, forzati per chiunque non si chiami Rashad Anderson. Sì, tranne forse quello sbagliato, è il più facile di tutti. Come spesso avviene. Esatto. La palla adesso è per Jermaine Jackson e comunque nonostante uno strepitoso Anderson è Roma avanti in questo terzo quarto, più 5, 56 a 51. Romero per Ortner che attacca il suo ex compagno Angelo Gigli, che sa quante volte sono sfidati in allenamento ai tempi di Reggio Emilia. Gigli lo conosce molto bene, non lo fa andare a sinistra, fallo di sfondamento di Ortner. No, poi stavolta Gigli, anche se non ha avvisato Jaber, però avete visto che veniva da un semi aiuto sul taglio di Anderson.
per negare il passaggio sotto, ed è venuto nella maniera giusta. Lì Ordner è stato un po' imprudente, avrebbe dovuto fermarsi per un passaggio, per un tiro, però Gigli è stato molto molto abile nel rientrare, nel recuperare e nel mettersi nel posto giusto. Si allunga la difesa di Attilio Caia, supera la metà campo Roma, salta Henderson questa volta, Ray lo lascia lì, grande esecuzione di Alan Ray, sempre molto pulito in questa esecuzione di palleggio, arresto e tiro, 11 punti per un positivo Alan Ray, 3 assist, 4 su 5 da 2, 1 su 4 da 3, Romero gira intorno a Hudson, la virata, il tiro molto difficile per Hector Romero, anche in questo caso Hudson meglio di così non poteva difendere, Romero torna a segnare, meno 5 Udine. Beh, gran passaggio in post basso, poi Romero l'ha gestita come meglio, hai detto bene, non poteva essere, perché Hudson è stato lì fino in fondo, e quindi riuscire a trovare quel tiro per Romero e questa palla recuperata ne fanno il protagonista di questo parzialino a favore Snyder. Con Jermaine Jackson che va a concretizzare con la sua penetrazione, gran recupero di Romero che ha la presenza poi di trovare Jackson, non è piazzata la difesa di Roma, dal rientro sulla palla persa c'è anche il fallo, potenziale gioco da tre punti per Jermaine Jackson. Molto molto ben giocata prima per la palla recuperata naturalmente da parte di Romero e poi perché ha trovato subito il palleggiatore giusto che trovando il corridoio, ecco, l'unica pecca di tutto ciò è la concessione da parte, mi pare, di Jabber del tiro libero supplementare, quello è da evitare sempre. Già due falli per Ibi Jabber, come detto non al meglio dal punto di vista fisico, lui superare la metà campo, completato il gioco da tre punti da parte di Jermaine Jackson, meno due adesso per la Snyder, Gigli fuori dalla linea dei tre punti, blocco di Hudson per il taglio di Della Fuente che attacca Antonutti, spalla canestro fuori ancora per Gigli, ancora per Della Fuente con il riposto, gran difesa di Antonutti, gli dà una mano Ortner, il tiro da due punti di Angelo Gigli, non il miglior attacco della Lottomatica che non ha cambiato il fronte del proprio attacco, però i due punti sono arrivati. Sì, però sai, lì c'hai il più piccolo, il più bravo dei piccoli post bassi, scusate l'intrigo di parole del campionato, che è Rodrigo Della Fuente. Lui spalla canestro, ha davvero una maestria e una tecnica quasi unica. Si arrabbia Caia, avrebbe voluto l'infrazione da parte di Alan Ray che ha pasticciato un po' in palleggio, la palla è per Rodrigo Della Fuente, Della Fuente fa girare per Angelo Gigli, il tiro da tre punti di Angelo Gigli, 5 punti consecutivi, 5-0 Roma, firmato dal romano tornato a casa sua in questa stagione. Ma sarà un caso che uno fa una bella difesa, come ricorderete lo sfondamento subito da Horner e subito dopo fa 5 punti? O viceversa, siccome sta cominciando un buon momento, partire dalla difesa o dall'attacco non fa differenza. È davvero un mistero gaudioso questo qua del basket. Adesso Gigli è partito dappertutto, va a stoppare anche Ortner che ha preso il rimbalzo d'attacco sull'errore di Antonutti, Rashad Henderson, la mezza stoppata di Alan Ray, il pallone che torna nelle mani di Jermaine Jackson, resta lì la Snyder con un paio di recuperi, ma che difesa in questo momento della Lottomatica, Antonutti è in ritardo Della Fuente, il tiro è corto, rimbalzo per Hudson, lo sprint di Alan Ray, prova a contenerlo Jackson, la finta di Alan Ray, il fallo di Henderson. Gran momento della partita, al di là di qualche errore l'intensità è salita tantissimo. Ma che apertura di Hudson, meraviglioso passaggio, ha aperto il campo completamente per uno che del campo aperto ne ha fatto una religione, cioè Alan Ray, quindi era inevitabile che si finisse con due tiri liberi, ben che vada per la squadra avversaria. Devo dire Hudson, meravigliosa apertura, questa è una coppia di lunghi di altissimo livello, infatti non è più uscita da quando ha fatto il primo cambio, poi ricambierà perché anche Brezek e Gabini hanno fatto un gran inizio di partita, però questa coppia di lunghi finora sta facendo meraviglia. Segna il primo tiro di Bola alla Ray, fra l'altro questa coppia di lunghi è quella che permette a Yasmin Repes di correre il più possibile, perché sia Gigli che Hudson sono in grado di coprire molto velocemente tutto il campo per una squadra come la Lottomatica di quest'anno che vuole molto correre e alzare i ritmi della partita, sono lunghi davvero ideali. Alan Ray con il secondo tiro libero, partita molto positiva finora per lui, 13 punti, 3 assist e un continuo lavoro su Rashad Henderson, al quale è vero che ha concesso 23 punti, ma li avete visti come Henderson li ha segnati, sempre con Alan Ray addosso, il pallone per Jermaine Jackson, c'è Oscar Torres da numero 4 a portare il blocco, pallone fuori per Jackson, qualche difficoltà in ricezione, si butta dentro Jackson, lo scarico nel traffico per Antonutti, la palla arriva in qualche modo, salta Ibi Jabber, va a commettere fallo,
e si vede quando un giocatore che fa dell'atletismo e del recupero dei palloni uno dei suoi punti di forza, si vede quando non sta bene, quando arriva sempre con quell'attimo di ritardo in un punto dove normalmente arriverebbe molto prima. Sì, poi non è il suo pane, non è la sua prateria lì sotto canestro. Lui è bravissimo fuori dalla linea da tre punti, e del resto è entrato dopo 20 minuti di panchina, non è neanche così automatico entrare subito nel clima di una gara agonisticamente così accesa come quella di stasera. Fallo di Alan Ray, il secondo della sua partita, 3 per Jaber, che è l'unico fra le due squadre in campo a questa quota. C'è già bonus speso dalla Lottomatica e quindi ci saranno 2 tiri liberi per la Snydero, che ha bisogno di muovere nuovamente il tabellone dopo la sfuriata della Lottomatica e in particolare di Angelo Gigli. Rashad Anderson in lunetta, più 8 adesso per Roma. Beh, comunque la Snydero sta dimostrando di essere squadra di rango mentale, perché non ha assolutamente mollato di un centimetro a fronte anche di un momento particolarmente felice della Lottomatica. Non dimentichiamo che adesso sta giocando col leader difensivo che è Jaber, fra un po' entrerà il leader offensivo che è Becirovic, e intanto c'è il leader universale che è De La Fuente. Una squadra che ha 3 giocatori così, onestamente ha una quantità di gioco difficilmente difficile da contrastare. Gran rimbalzo di Andre Hudson, che adesso sta prendendo piede letteralmente in quell'area. 10 punti, 6 rimbalzi, 4 di questi in attacco per l'ex giocatore dell'FS Pilsen, e torna a più 9 la squadra di Yasmin Repeja. Jackson a costruirsi da solo il tiro che non va, lotta, rimbalzo di Giulio Maria, ma è Alan Ray a strappare il pallone con grande aggressività. E già dall'altra parte l'ex giocatore di Boston Celtics, ancora Ray fuori per De La Fuente, le finte su Antonutti che gli mette la mano davanti, il tiro è difficile, Gigli a rimbalzo, fallo di Oscar Torres. Qui forse un po' in ritardo, anche se c'è qualche disaccordo qua al Pallacarnera, era un po' in ritardo, ma è l'aggressività di Gigli che fa la differenza. L'ho visto quasi sempre voler andare a rimbalzo in attacco, e questo per un giocatore della sua velocità, della sua statura, vuol dire che crea sempre dei problemi alla difesa. E qui dice: era ora che me lo chiamassi il fallo, ma probabilmente immediatamente è stato subito sanzionato di un fallo in attacco. Fallo in attacco su Oscar Torres per un Angelo Gigli che in questo terzo quarto, e sono passati meno di 6 minuti, ha già segnato 5 punti, raccolto 2 rimbalzi con 2 su 2 dal campo. Ovvero grande secondo tempo finora per Gigli. Arriva il momento di Sani Becirovic, un po' di riposo per Rodrigo De La Fuente, e resta con i 3 piccoli in assenza di Gigi D'Atome e Yasmin Repeja, cioè con Jaber, Becirovic e Alan Ray in campo insieme. C'è il taglio da parte di Torres, blocco irregolare di Michele Antonutti. Sai, devi comunque fare una scelta, e allora l'ala piccola degli altri, cioè il più alto, Antonutti viene dato a Becirovic. Adesso è successo anche questo fallo in attacco che francamente non so commentare perché guardavo altrove, però con un Anderson e Jermaine Jackson che va naturalmente al playmaker da Jaber, devi fare una scelta da una parte o dall'altra, e giustamente Repeja tiene Ray su Anderson, che lo ha contrastato malgrado tutto meglio di tutti. Festival dei falli in attacco, adesso tocca a Andre Hudson iscriversi a questa ormai lunga serie di blocchi irregolari o falli in attacco. Lotta per la posizione come nel primo tempo fra Di Giulio Maria e Hudson, con il giocatore della Lottomatica che spinge l'avversario, si torna con la palla nelle mani della Lottomatica. Jackson contro Jaber, pressione di Becirovic su Antonutti, lavora Anderson in uscita sui blocchi, blocco ben portato questa volta di Giulio Maria. Anderson si alza ancora, il tiro non va, bel rimbalzo di Ibi Jaber che adesso sta entrando definitivamente nella partita, e già dall'altra parte spazio per andare fino in fondo. Giulio Maria se ne accorge, prova a contestarne l'azione, gran giocata su tutti i 28 metri di Ibi Jaber. Guardate il controllo, ragazzi, guardate l'arresto, quante robe vi dà in più. E ultimo, ma non least, guardate l'uso del tabellone, bravo Cristian, gran giocato, guardate l'uso del tabellone che è il miglior amico del tiratore, specie da vicino, specie dai 45 gradi. Come è stato molto amico di Di Giulio Maria in questo caso, gran giocata di Torres con l'assist, ma bella finta e bel movimento di Di Giulio Maria, primi 2 punti della sua partita. Alan Ray, la finta di Giulio Maria, recupera su di lui, tiro difficile per Ray, rimbalzo per Rashad Anderson, prova a restare aggrappata a questa partita la Snydero con Jackson fino in fondo, quasi a schiacciare
sventagliata di energia della Snyder che torna a meno 7, time out per Repescia. Sì, davvero ammirevole questa continua voglia di stare lì, di attaccarsi alla partita, e c'è impiedamente, perché figuriamoci, 7 punti a 12 minuti alla fine, anzi 12 abbondanti, è super in partita, ma lo fa con una grande dedizione anche difensiva. Errore di Alan Ray, però senza una buona difesa sarebbe stato canestro quello lì. Time out per Repescia, Roma è comunque avanti di 7 nonostante il tentativo di rimonta della Snaidero, ma il parziale è stato importante in questo terzo quarto, e chi ha dato il via al parziale è Angelo Gigli con 5 punti consecutivi successivi a un fallo subito in difesa da Benjamin Ortner. Gigli 0 punti nel primo tempo, 5 in un attimo in questo inizio di terzo quarto, anche questa stoppata per un giocatore che, come ci ha consigliato Franco Casalini, torna ad essere beniamino, torna a essere beniamino del pubblico, tra l'altro un pubblico a cui lui è molto affezionato, avendo fatto parte durante l'adolescenza di quel pubblico, cioè quello di Roma. Gigli è tornato a giocare per la squadra di cui è stato tifoso, e numeri alla mano è tornato ad essere molto simile a quello che ha fatto innamorare tutta l'Italia del basket ai tempi di Reggio Emilia. È quello che era in rampa di lancio per andare nell'NBA, quello che si era conquistato finale di Coppa Italia insperate, quello che in sostanza aveva fatto vedere di essere quel giocatore che tutti ci auguriamo ritorni, anche perché parlando sempre in ottica polacca sarà molto ma molto utile avere un giocatore della sua efficienza in quel ruolo, anche perché in nazionale davvero non ha mai deluso. Gigli indubbiamente il migliore della amara spedizione dell'anno scorso in Spagna, recupera la palla di Giulio Maria, qualche difficoltà nel servire a Henderson, si va da Lorenzo D'Ercole che torna in campo dopo un primo tempo piuttosto difficile con 3 palle perse. Henderson contro Della Fuente, il blocco di Giulio Maria, si arresta Henderson, ha spazio per prendersi il tiro e per andare a segnarlo, torna a segnare dal campo, primo canestro dal campo del secondo tempo per lui, 27 punti. Beh, certo che è un meraviglioso giocatore, ma proprio c'è proprio l'idiosincrasia a superare quella linea da 3 punti Henderson, anche stavolta, del resto ha ragione lui, perché sono 3 punti anziché 2, visto che la mano è quella lì. Questa è una gran entrata di Gabini, proprio da 3 puro, Partenza a sinistra, conclusione con la mano destra ad anticipare l'avversario, si lotta per la posizione, Becinovic si allaccia a Torres, pescato in fallo lo sloveno. Sì, probabilmente ha alzato le braccia prima di tutti, e questo per Cicoria è stata la molla decisiva per convincerlo a fischiare il fallo corto. Molto bello questo duello che si è intravisto 2 anni fa ormai ad Atene, nella finale di Eurolega fra Panathinaikos e CSKA, due protagonisti di quella meravigliosa partita, Sani Becinovic da una parte, Oscar Torres dall'altra, che all'epoca ricorderete giocava con il CSKA di Mosca. Torna in lunetta Michele Antonutti, fra l'altro una squadra che sta tirando molto bene i liberi, 12 su 14 con questa realizzazione, è una squadra che finora ha pagato molto invece le cattive percentuali liberi. Partita contro Cantù, con Mario Ghiacci che soffre quando vede i propri giocatori in lunetta, ha perso di 3 e ha tirato col 59% dalla linea. A Montegranaro ha perso di 3 punti e ha tirato addirittura con il 37,5%, 6 su 16 dalla linea di tiro libero. Beh, costano ste robe, perché sono al di fuori del controllo di chiunque, anche degli stessi autori dei misfatti balistici, diciamo così. E quindi perdere le partite quando hai quelle percentuali lì diventi matto, perché poi hai voglia di provare in allenamento. In allenamento fai 100 su 100, ma poi devi farli quando ti serve. Henderson prova a rispondere alla tripla spaccagambe di Sani Becirovic, che adesso sembra intenzionato a entrare definitivamente in azione, strappa anche il rimbalzo, il pallone per Brandon Jennings, rimesso in campo in questo ultimo minuto del terzo quarto. Jennings in chiara e continua crescita, trova Gabini, passaggio per Hudson, tutti si aspettavano il tiro, gran giocata di Gabini, ne approfitta Andre Hudson. Gabini, fra il lob d'inizio per Brese, che questo dimostra quanto di basket sappia e quanto il ragazzo sia intelligente, cosa del resto di cui non c'era bisogno di altre prove, perché uno che ha giocato come ha giocato l'anno scorso con quel ruolo e quella preponderanza di minuti e riesce a renderlo stesso quest'anno, vuol dire che è un ragazzo intelligentissimo. Gran palla, poi sfrutta la sua fama di grande tiratore, perché avete visto tutte le i volti facili dei giocatori di Udine a guardare il canestro. Dall'altra parte perso a rimbalzo Hector Romero sul tiro preso con autorità da Lorenzo D'Ercole. Hector Romero in lunetta. Comunque Romero
bisogna pensare che nel suo ruolo deve sempre supplire a qualche centimetro rispetto agli avversari, eppure è sempre più che mai attivo, sempre più che mai presente lì dentro, e quindi per lui va tutto il mio applauso, sempre che ce ne fosse bisogno dopo la bellissima stagione della nostra. A segno dalla lunetta 4 su 4, 1 su 4 dal campo per Romero, che proprio in virtù della straordinaria energia che mette tende a essere piuttosto impreciso poi al tiro, però normalmente quando sbaglia un tiro da sotto raccoglie il suo stesso rimbalzo. Bel taglio di Brandon Jennings, stoppato da Michele Antonutti che va a scontrarsi contro Brezec, mantiene il controllo del corpo, poi il fallo di Jennings, Michele Antonutti tornerà in lunetta. Vedi, dicevamo prima di già per l'arresto e l'uso del tabellone, qui se non, forse non ha visto arrivare Antonutti, bravissimo peraltro Michele a intuire quella possibilità lì, ma se l'attaccante fa la cosa giusta non c'è verso, anche il miglior difensore del mondo deve solo guardare e sperare che la palla non vada dentro, e naturalmente un ragazzo di 19 anni imparerà. Sbaglia però il tiro libero Michele Antonutti, 4 su 7 per lui in lunetta, ma già 13 punti segnati, senza dubbio la miglior prestazione della stagione, segna con qualche patema il secondo tiro libero, seconda doppia cifra stagionale dopo gli 11 di Montegranaro. Vecinovic prende un colpo fortuito al viso sul tentativo di anticipo di Henderson, Gabini ad attaccare Torres, palla per Jennings, dentro per Brezec, gran giocata dalla lottomatica, a segno Brezec allo scadere del terzo quarto, tutti i giocatori di Roma con il cronometro nel cervello, ancora la gran palla di Gabini e l'extra pass di Jennings, 10 minuti da giocare ancora a Udine e Roma ricomincerà con 9 punti di vantaggio, 78 a 69, finora non basta per i 27 punti di Rashad Henderson. La rabbia, la loro legge. Segnare è il loro destino. Lotteranno fino alla fine, ma una sola si prenderà la città. Roma-Lazio, domenica 16 dalle 20, live su Sky Sport 1 e HD1. Il gol paga. Attilio Caia con i suoi ragazzi, siamo nell'ultimo mini intervallo di questo primo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Giri di Rosa e Franco Casalini per la telecronaca, il contributo da bordo campo di Claudio Angiolini. La Snyder Udine comincerà questi ultimi 10 minuti con 9 punti da recuperare, 78 a 69, con Yasmin Repeja che tiene sui suoi, perché questa Snyder oggi non sembra avere intenzione di mollare. Comunque andrà a finire la partita, oggi la squadra di Attilio Caia ha fatto la miglior prestazione dell'anno. Non c'è dubbio, perché la Snyder sa che non ha niente da perdere, ma non per questo è facile giocare, perché ti dico, giocare contro questa lottomatica dimostra una tale disarmante sicurezza di sé in tutti quei giocatori che sta Repeja schierando in campo. Restare lì e sperarci ancora e crederci ancora è davvero difficile per i ragazzi di Attilio Caia, eppure lo stanno facendo, anche se il gap si sta un pochino, diciamo così, allargando, però è ancora tutto da giocare. La rimessa sarà per Roma, Alan Rey confermatissimo in campo. Ottima partita di Alan Rey, finora c'è Jennings a cominciare da playmaker, questo quarto con De La Fuente, Gabini e Brezec in campo per Yasmin Repeja, Rey inseguito da Rashad Henderson, la palla adesso è per Gabini lontano da canestro, riceve De La Fuente, su di lui Antonutti che gli chiude la linea di fondo, De La Fuente si mette spalle a canestro, taglio di Gabini, vista da De La Fuente, fuori per Jennings, gran palla di Jennings per Alan Rey che a 5 metri a prendersi il tiro, strepitosa azione della lottomatica a cominciare il quarto. Mamma mia, come hanno trovato, intanto già il passaggio della Fuente Gabini era molto difficile, ma il Gabini che in virata trova sul lato debole in diagonale Jennings, francamente mi ha lasciato basito. Da lì poi il passaggio a Rey, e intelligenza e generosità e cameratismo e tutto quello che volete, ma tutto nasce da una magata di Gabini. Torres a rispondere con la tripla, 8 punti per Oscar Torres, torna a meno 9 la Snyder, Rey adesso a gestire il possesso, poi Della Fuente, esce Antonutti su di lui, senza ritmo Della Fuente prende il tiro, lotta, Brezec in balzo e fa valere i suoi 216 centimetri.